Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di questa roba, cioè anche l'abbiamo un titolo. Oggi proponiamo tre ingredienti fondamentali, che sono succo di maracuja, o frutto della passione, latte di cocco, che è già gustato in precedenza ed è fettito, e naturalmente, non poteva mancare la stupidaggine, quattro polaretti di sottomarca, ovvero tropicale, limone, arancia e fragola, sciolti, naturalmente. Per la preparazione ci affideremo al nostro assistente brutto. Brutto assistente. Iniziamo dai finti polaretti. Fare dentro gli aglio. Basta arricchire. Però sai che forse puoi metterne metà di ognuno nel bicchiere, per evitare di occupare troppo spazio. Porco di quel... Altrimenti si vede. Si vede. Sì, che sembra un pezzetto infusato. Aspetta che avvicino così. Ci saranno 250 minuti di preparazione. La mia mano, la mia mano. Dio mio. Sono tutti dello stesso colore. Però se ricolorano ti facevano schifo al culo. Almeno per dargli un po' di... E sembra gelatina. Diciamo, non devo ancora nessuno che fa. Ti giuro, io devo comprare un piedistallo solo per avvicinarmi e sniffare. Ho fatto un tagliaccio. Bravo, dai. Tanto la casa non è tua, bella. Stavo per dire la stessa cosa. Sì, la casa è mia, se vuoi vedere. La faccia ce la metto io. Tranquillo, in questo momento non si vede la faccia. Fortunatamente sono di più. Un bel casino. Porca di quella! Ma scusa, ma stiamo sbagliando. Puttana! Spacchiamo l'arlo. Un cazzo di terra. Blorch. Ma c'è un fottuto alla bambina dietro. Che cazzo è che li chiama questo? Non lo so, dammi un pezzo. Sì. Ma scusa. Ok, prima parte della scena splash. Ora, Mario, poi passa dietro di me. Introdurre ingrediente segreto. Segreto. Oh. Mario, poco. Ne gira. No. Dio mio. Questo cresce. Questo è il mio. Prendi un cucchiaino. Forse è incredibile. Ce l'hai qualche santo a cui... Non te la mette da prendere in altri piedi di più. Questa è una prima opera vista. Ah, io mi sto prendendo la novità. Mario, chiamo un dottore. Dottore, chiami un dottore. No, io vi sto sentendo male. Aggiungete un po' di latte di cocco. Sempre di sopra. No, vai a cagare. Mettete su un biscottoso nei guardiani. Però c'è ancora tanto spazio, potresti aggiungere qualcosa. Anche il posto, ma c'è tanto spazio, andrei in gol. E sto aspettando che scongelino le spianate. Perché c'è panno? Oddio, guarda. Sono pezzettoni così grossi. Aspetta. Di cocco. Quanto è accurato, siamo di Dio. Ci sono pezzi di cocco grandi come noci nel frattempo. Come l'Everest. Dobbiamo colarlo. Che cosa? Il latte di cocco. Lo colleremo in bocca. Ecco, così si vede bene. Sai che sembra tipo un Malibu ananas, cazzi vari. E gonorrea. Sì, vabbè. Vorrei sapere dopo è uscita l'ananas. Il frutto della passione sembra molto ananas. Dai. Aspetta, sono tutto molto... Aspetta. Saremo pizzosi dopo. Io sono tutto pieno di melma. Cosa mi stavo dicendo? Ne sta cacciando l'anima. Lui, non oso immaginare io. No, aspetta, non ho capito bene. Adoralo. Avvicinate per la tradizione della sniffata? Vedi, che cosa sto sentendo? Sì. Non riesco a capire se fa schifo o meno. C'è quel momento in cui passa il camion della spazzatura e perde un po' di liquido per la strada. Che succede? Sì, io lo ricondurrei un po' a quello, se vogliamo. Non è così male, è tropicale. Sì, Tropicù, che tanto. Tropicazzo, 5 minuti. Beh,
Solo 5 vetri della morte nera. Pagliazzo, uno, due, Dio, tre. Oddio mio. Momento. Ma adesso è la prima cosa che bomberò. Scusate per la la cosa un po' mossa, devo andare a zoomare sul pezzetto di cocco. Questo non è zoomare, questo è rovinare. Le riprese sono andate a puttane, secondo me. Bacio, bacio. È lei che c'ha questa cosa, però è una merda. Però è una bella merda, dai. Sì.